merito, che in questi giorni imperversa con conflitto di competenze tra alcuni intellettuali che hanno detto che il merito, ma io francamente non riesco a capire, cioè secondo me siamo diventati un po', non so, ci stiamo perdendo la nostra capacità di ragionamento. Io venendo qua, dietro qua, ci sono delle fotografie in bianco e nero molto belle di persone che sono venute su questo palcoscenico a suonare, precisamente jazz. Ora, la domanda è semplice. Se uno viene qua a suonare jazz, è perché è bravo? O voi venite a caso, con uno qua che a caso suona la tromba? Non credo che funzioni così. Io conosco Paolo Freso. Paolo Freso è uno dei più grandi trombe che esiste al mondo, credo che sia uno dei due più importanti in Italia. È uno bravo. Non bravo, molto bravo. Così bravo da permettersi di girare l'Italia e il mondo invitato ovunque. E perché lo invitano? Perché gli fanno la carità. Voi pensate che uno che suona è perché è raccomandato da un senatore o dal vescovo? Ma come funziona? Scusa, no, vi vedo un po' incerti. Come funziona qua? Cioè voi siete a caso? Cioè voi fate vino, per esempio, da queste parti? A caso, anche quello? Quello che viene, viene. Butta nella botte quello che c'è, anche un po' di cemento, tanto fa. Funziona così. Oh! Ma siete bravi sì o no? Sì, perché il Collio produce il miglior bianco del mondo e siete arrabbiati per questo. E per farlo ci vogliono anni, decenni di lavoro, alzandosi all'alba e finendo al tramonto, forse anche a notte quando c'è da fare il vino. Funziona così, se no il vino ve lo bevete voi, non ne vendete una bottiglia. E allora, se uno parla di merito, benissimo, il merito va nelle scuole, ma va in tutta la nostra società. Io mi aspetto che un medico sia passi nella graduatoria, diventi capo dei chirurghi da queste parti, perché è il più bravo, non perché è il più raccomandato, non perché è più fedele a quel partito piuttosto che a quell'altro. Francamente a me un chirurgo che sia di qua o di là a me non mi interessa molto, a voi sì? Voi quando andate a operarvi l'importante è che sia dei nostri? Poi gli do il mio fegato perché per amor di patria si fa questo e d'altro. Siete così ottimisti voi? Io no.